Siamo in diretta su Acerbo Social Pescara e come tutti i giorni ci collegheremo con una docente oggi del Tito Acerbo. Aspettiamo che chieda di partecipare. Vediamo un attimo. Vediamo. Ecco, salutiamo tutti quanti. Piano piano stanno arrivando. Eccolo qua. Perfetto, vediamo. Ciao Eccola qua, Stefano, ciao buon Chiara, pomeriggio. buon pomeriggio anche a te. Come Un va allora? piacere rivederti, Anche veramente. per me, è da un po' che non ci vedevamo. Sì, Come va? abbastanza bene, mi mancate tutti parecchio, però poi insomma gradualmente siamo riusciti a continuare il lavoro che avevamo cominciato a scuola. Infatti, come ti sei organizzata per la Guarda, didattica a dopo. distanza? Sì, dopo il primo impatto iniziale, quando ero un po' disorientata, perché una novità per me. E poi niente, tutto serenamente, insomma, ho cominciato le compresenze che facevo anche in presenza, quindi le compresenze con Meet, e che poi si estendono un po' anche il pomeriggio con dei micro Meet, con dei gruppi un po' ristretti, quando i Perché ragazzi mi tu, chiedono. ricordiamo che tu quando andavamo a scuola facevi anche delle lezioni al pomeriggio, insomma, Sì, eri inserito in un progetto che, come dire, di recupero per i ragazzi. E quindi, sì, vai. la cosa bella è che appunto i ragazzi hanno mantenuto, molti ragazzi hanno mantenuto il punto di contatto con me, quindi hanno cominciato a chiedermi ma c'è ancora lo sportello? Ho detto sì, guarda, informalmente ci sono, non si chiama più sportello, però ci sono sempre. E quindi abbiamo continuato, insomma, anche questo supporto. Sì. Ascolta, è il tuo rapporto con la tecnologia, passare dalla presenza ad internet, com'è stato? È stato indolore? È stato faticoso? Com'è stato? È stato faticoso, ma non tanto per l'utilizzo della tecnologia, che bene o male, insomma, conoscevo abbastanza, però è stata proprio la distanza fisica. E noi docenti di sostegno lavoriamo e basiamo molto, le nostre lezioni sulla vicinanza fisica. E quindi non è stato semplice. Poi i ragazzi, anzi, mi permetto di menzionare i ragazzi della terza F Tour, sono stati fantastici perché sono stati loro a guidarmi, a chiedermi aiuto, un supporto psicologico a volte, quando spesso mi dicono, prof, quando faccio l'interrogazione mi sembra di parlare col muro e io rispondo stringi i denti perché a settembre speriamo che torni Sì, tutto come prima. la speranza è quella, perché effettivamente comunque a distanza le relazioni sono faticose, siamo in mano a una tecnologia che qualche volta non funziona benissimo, quindi ci sono delle difficoltà che voi siete stati bravissimi a superare. Ascolta, tu sei stata anche referente di un progetto nazionale che è quello della Carovana dello Sport Integrale l'anno scorso, che poi quest'anno è stato trasformato in vero e proprio progetto che poi è stato interrotto visto la chiusura della scuola. Ne vuoi parlare un po'? Ne vuoi? Intanto Certo. c'è Vitale che ti saluta, Martina, Rocco, che Anthony. ci stanno un po' tutti, ci stanno Sì. Un salutando. Allora, bacio dici. a tutti. Non riesco a leggervi tutti, ma vi saluto tutti. Sì, l'anno scorso abbiamo fatto questo progettone e tu sei stato la mia spalla forte in assoluto. Grazie. E Ma ne varrà la niente. pena. È un bel Sì. progetto, Non diciamo. sapevamo bene cosa dovessimo fare, ma Sì, è alla andata. fine è andata bene, è stato un bellissimo progetto che tra l'altro va portato anche al Quirinale.
Sì, è un progetto che insomma, ha preso la medaglia d'oro, insomma, il riconoscimento del Presidente della Repubblica. E quest'anno niente, l'abbiamo riproposto nella nostra scuola, quindi 20 ragazzi hanno cominciato a frequentare un corso pomeridiano di sport integrato. Purtroppo, insomma, ora si è interrotto. E sarebbe stato impossibile farlo a distanza perché lo sport integrato è un contatto fisico. Ma com'era Anche questo. strutturato il progetto che facevate quest'anno in pomeriggio? Allora, i ragazzi, molti dei miei ragazzi, tra l'altro, sempre della terza F Tour, insieme ad altri ragazzi, qualcuno, insomma, con qualche ragazzo con sostegno, seguivano questo corso pomeridiano per imparare le regole dello sport integrato e per praticarlo ed erano entusiasti, insomma, erano ragazzi la maggior parte che non hanno partecipato lo scorso anno al progetto della carovana, a parte qualche ragazzo di quinta di tour, per esempio Nae, che è Ottavi. stato uno dei protagonisti in assoluto del Sì. progetto e quest'anno aveva ripreso. E l'idea era quella poi di organizzare insomma, degli incontri con altre scuole. Noi abbiamo una scuola, cioè, l'anno scorso abbiamo fatto una partita con una scuola di Pesaro. E quest'anno l'idea era di riproporre lo stesso evento, ma non ce l'abbiamo fatta. Però il prossimo Purtroppo anno, ci riproviamo. sì. Ascolta, durante questa quarantena che fai? Guardi, oltre, vabbè, tu so che sei mamma di 3 figli, quindi immagini il da fare che hai in casa, ma quando ti fermi nei tuoi momenti di relax, che fai? Guardi film, serie, leggi libri, che fai? Purtroppo ho pochissimo tempo di relax perché con tre bambini, È insomma, dura. sono è dura. Però diciamo, il mio momento di relax è la passeggiata con il cane perché ho Ah, ho anche un quarto figlio, un capito. Quindi te Golden ne vai a spasso Retriever. col cane. Sì, è stata veramente la mia ancora di salvezza perché in questa quarantena potevo uscire solo con lui. Sì, Ti ha permesso di uscire. mi ha Bene. permesso di uscire. Poi un'altra cosa che insomma volevo aggiungere è che la normalità della didattica a distanza è stata anche per il coordinamento dei ragazzi con bisogni educativi speciali perché anche a distanza è continuata questa attività e quindi con contatti con il professor Rapino, il professor Bruno, insomma, abbiamo Quindi diciamo, fatto. vi siete organizzati anche adesso che la scuola è chiusa, comunque da casa avete organizzato anche per i BES tutto il lavoro che normalmente facevate a casa. Esatto, sì, abbiamo fatto un dipartimento martedì proprio per aggiornare la documentazione dei ragazzi con bisogni educativi speciali con la didattica a distanza. Che ti manca di più del Tito Acerbo? I ragazzi, sicuramente, da morire. Con loro ho sempre avuto il privilegio di stare in un rapporto che forse è poco professionale, perché come sai. Insomma, c'è sempre stata una vicinanza emotiva e forse il ruolo del docente di sostegno facilita questa cosa. Mi manchi tu, mi mancano i colleghi. Ti manca il Tito, ma guarda, la cosa che, tra virgolette, più bella che sta capitando è che molti ragazzi su Instagram, sulle storie, postano foto con un richiamo al Tito Acerbo che a volte è veramente commovente. Quindi è Sì. evidente che è una mancanza che è per tutti, sia per i docenti che per i ragazzi. E per questo, quanto prima, speriamo di tornare. Va bene, Vero. Piera, ti Grazie. ringrazio, grazie di essere stata qui con Grazie a te. noi. Salutiamo tutti quelli che sono stati presenti e domani ci vediamo con un altro ospite, vediamo quale sarà la sorpresa. Ciao a tutti, ciao Piera, Ciao, ciao a sorpresa. Ciao tutti, ciao. un abbraccio, Ciao ciao, ciao. grazie, ciao. Ciao. Ciao.